Sono qui a Palermo. Stasera cominciamo una nuova trasmissione, Insieme Show, una trasmissione che è molto importante qui in Sicilia. E adesso sto preparando appunto i pezzi per questa sera, perché mi piace no, non prepararmi tanto tempo prima, perché sono fatto così. Siamo un po' così noi artisti, cioè loro sì, io un po' meno. Ci sono tanti comici locali, tanti comici diciamo con un respiro nazionale, e sono proprio curioso di capire che cosa succederà. Perché il pubblico, quando non sente il proprio accento su un canale che porta il nome della propria regione, insomma, attenzione, non è facile che risponda bene. Quindi sono proprio curioso di vedere le reazioni stasera. Cosa porterò? Beh, Ratti, il manager Ratti. Quindi vediamo, vi aggiorno. State lì, fate altro intanto. No, non siamo in aeroporto perché ci hanno cancellato un volo. Questa è la hall dell'albergo dove siamo a dormire e stiamo facendo questa riunione fra i tavoli del bar. E guardate chi trovo qui. Federica Ferrero. Federica Ferrero, non voglio disturbarti. E invece ci sono riuscito. E invece ci sono riuscito. Sentiamo questa massima. Il palco come si guarda? Sempre dalla parte delle telecamere. Sì. Quindi io se sto così, questa è sinistra e questa è destra. Se sto così, per me è sempre sinistra questa e questa è destra. Va bene? Okay. Capito? Hai mangiato, hai fatto pranzo? Ho anche prodotto, rielaborato a modo mio quello che ho mangiato. Non so se avete capito. Quanto sono belli questi momenti prima dell'inizio dello spettacolo, è vero Francesco dei Senso Doppio? Sì, direi proprio di sì. Vai, argomenta, argomenta, vai. Sono Franco e questo no, ti defollowo se non te ne vai, no? Totti e Tottino! Vabbè, non vedete le mie, queste sono le mie cose, io non vengo a vedere i vostri appunti. Sì. Sono sembra i miei. Un tambone? Non ho capito. Volete un tambone? Sembra un tambone? No, non è richiesto. Come lo volete? Sapevo, negativo, come lo volete? Ah, si può scegliere. Ma non è richiesto. Volete un tambone? Non è richiesto. Lo faccio positivo, negativo. Ma da dove me lo fai? Lo posso fare anche in diverse posti del mondo. Naso, orecchio, lo faccio. A lui piace, a me no. Non mi serve. Me lo vuoi un tambone? Non è più necessario. Te faccio io. Non è più obbligato. Lo faccio subito uscire la strada. Ma questo dito qua è fare il tampone. No, due positivi e uno negativo. Vado a pigliare un andate. Appartatevi in macchina, andatevi a tamponare. Sto studiando. Studi? Sì. La gag! Le 12:24, abbiamo finito di registrare, adesso si mangia. Però è una roba leggera, ipocalorica. Pane con l'olio. E poi c'è chi non riesce ad aspettare e deve mangiare in maniera molto elegante. Lui è Savvo Zaudo. Chi è Savvo Zaudo? Guardate qua. Savvo Zaudo, non Salvo. Savvo con due Savvo, Savvo, perché come si dice tu lo scrivi, certo, giusto? Savvo. Allora, comico. Possiamo definire, non vi offendete se lo definisco. Beh, dipende. No. Salvo, qual è il tuo, diciamo, tormentone che ti ha portato a essere riconoscibile? Riconoscibile. Occhi e bumi. E che sarebbe cosa? Attenzione alle bombe. È una canzone. Perché come, no, perché come ogni cantante neomelodico che si rispetti, sì, quando entra in una festa, sì, di piazza, il cantante di punta viene entra con le bombe. Ah, scusa Salvo, non me ne frega già magicamente niente. Posso fare un video? Ok, già fatto, grazie. Sono arrivato in aeroporto, sono riuscito a schivare sapientemente le ragazze delle carte di credito, sono riuscito a non suonare fastidiosamente il pianoforte in aeroporto come fanno un po' tutti, ma non sono riuscito a resistere ai richiami dei cannoli siciliani. Li ho presi, pagandoli 4 volte quanto li avrei pagati a Palermo, ma li ho presi. E adesso, per ingannare l'attesa, vado a vedermi un video. Sapete già di che cosa sto parlando, eh? Occhi e bumi.